Eccoci, rieccoci, bentornati alla Forza delle Idee. Questa sera collegato su Skype con noi abbiamo Alessio Testa, lui è direttore generale della Best Packaging. Ben arrivato Alessio, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, diciamo che sicuramente avrei preferito averti in studio con noi, ma magari insomma nei prossimi mesi, augurandoci che questa pandemia internazionale finisca, potremo rincontrarci, ecco. Sentimento comune. Senti Alessio, ci racconti un po' la storia di questa bella impresa e soprattutto come è nata l'idea, perché siamo alla forza delle idee. Grazie. Allora, questa impresa io la definisco una storica azienda neonata, perché è nata nel 2019 grazie alla fusione di due aziende che si chiamavano Bertone Packaging e Stamplas, qui il nome Best, quindi BE più ST. Questa azienda appunto nasce nel 2009 dalla fusione di due aziende ed è l'idea di andare a complementare la gamma delle due aziende. Noi produciamo e commercializziamo packaging, quindi imballaggi flessibili, e siamo specializzati nel settore alimentare. L'azienda Bertone Packaging da sempre conosceva e perseguiva il mercato degli incarti di carta tradizionale, fogli, fiocco, faccio un esempio, amaretti, cioccolatini. La Stamplast invece da sempre produceva, approcciava gli stessi clienti, ma produceva un imballaggio secondario, quindi sacchetti, multiconfezioni e imballaggi in plastica. L'unione delle due ci permette oggi di offrire una gamma completa di packaging per i nostri clienti, con l'esperienza di due aziende che sono nate negli anni 70, quindi una grande tradizione dal punto di vista della conoscenza del prodotto e del processo, ma con l'innovazione di un'azienda giovane, fatta da giovani, trasferita in un stabilimento nuovo, quindi moderno, e che vuole approcciare in maniera dinamica e innovativa il mercato. Dove si trova Alessio lo stabilimento? La nostra azienda è ad Alba, in provincia di Cuneo. Quindi nelle Langhe, diciamo. Sì, nostra, sì, siamo nella cuna delle Langhe. Quindi la forza delle idee, quindi azienda giovane, in quanti siete Alessio? Siamo in 30 persone e ci tengo a sottolineare che nell'unione delle due aziende tutta la forza lavoro produttiva e amministrativa è stata integrata, conservata ed è stato diviso, a ogni persona è stato dato un nuovo incarico della nuova azienda, quindi tutti sono stati valorizzati su una nuova posizione lavorativa. E questa è veramente una forza, quindi complimenti. Grazie. Tu quale parte segui in azienda, Alessio? Io seguo direzione generale, quindi seguo tutto a 360 gradi. Quindi anche la parte della produzione, poi la parte commerciale, perché insomma... Sì, chiaramente... Però appunto direzione generale, seguo in particolare sul commerciale i clienti direzionali, quindi i clienti industria che si approcciano direttamente all'azienda. Dal punto di vista commerciale infatti abbiamo due canali di vendita: i clienti direzionali che contattano direttamente l'azienda e sono serviti dalle varie funzioni aziendali, quindi le industrie diciamo del nostro territorio, non solo, e poi abbiamo un servizio capillare fatto con gli agenti di commercio sul settore del dettaglio, quindi noi arriviamo capillarmente in tutto il Piemonte e non solo ai nostri clienti. Chiaramente non tutti i nostri clienti conoscono me personalmente, ma grazie a questa rete agenti arrivano ad avere i nostri prodotti. La nostra forza è avere la flessibilità di servire il piccolo artigiano, la piccola bottega e anche la grande industria con le stesse attrezzature, dando a uno e all'altro i pregi che riusciamo a dare. Certo, l'obiettivo sul futuro sarà quello di superare i confini regionali per la vendita, quindi magari nuovi clienti in altre regioni o perché no, magari all'estero. Sicuramente non ci chiudiamo nessuna porta, noi siamo un'azienda di servizio per il territorio, di conseguenza su quello che sono i prodotti standardizzati cerchiamo di servire al meglio il nostro territorio per vicinanza e per conoscenza anche del territorio, del settore, dei prodotti. Per quelle che invece sono dei prodotti speciali, le peculiarità, chiaramente queste le andiamo anche a offrire oltre il confine. Se abbiamo i prodotti particolari che abbiamo per determinate categorie, le andiamo a offrire anche in tutta Italia e non solo. Certo, come avete vissuto, perché poi questa è una domanda che stiamo facendo un po' a tutti i nostri ospiti, come avete vissuto questo particolare periodo di Covid? Cosa avete dovuto cambiare? Come vi siete riorganizzati?
Allora, abbiamo vissuto nel primo lockdown un'interruzione drastica dei contatti, cioè banalmente penso sia successo a tante aziende, il telefono non suonava. Abbiamo avuto però l'opportunità di fare due cose nel lockdown. Una era quella di completare il trasferimento di una parte dell'azienda che si trovava ancora in un secondo stabilimento, nello stabilimento unico oggi di Alba. Quindi abbiamo usato questo periodo di calo lavorativo per completare il trasferimento di macchinari e non far patire ai clienti chiaramente il disservizio dello spegnimento di alcune linee. D'altra parte invece è nata la domanda di mascherine made in Italy, cosa che non si producevano prima del lockdown, e noi con i nostri macchinari che storicamente producevano la shopper in materiale compostabile per il negozio, abbiamo convertito queste linee in linee per produzione di sacchetti monouso per mascherine. E quindi in quel periodo, invece di fare di chiusure o grandi operazioni di cassa integrazione, abbiamo convertito queste linee, non solo abbiamo lavorato su più turni per fare qualche milionata di sacchetti per mascherine. Chiaramente è stata una commessa estemporanea di quella domanda particolare, però diciamo che ci siamo riconvertiti nell'immediato, nel primo lockdown, in questo. Da maggio in avanti, essendo molto legato al settore alimentare, il nostro mercato è ripartito e quindi a livello di occupazione non abbiamo avuto dei grossi problemi. Certo è che da marzo a oggi è cambiato drasticamente il modo di lavorare, il contatto che abbiamo con i clienti, e ahimè questo clima di incertezza fa sì che non esista più una pianificazione, si lavora sul just in time, che prima era un obiettivo e un pregio di un'azienda, il just in time, oggi invece è una necessità. Assolutamente sì, e questo è il classico esempio, cari amici, di come si può trasformare naturalmente un problema in un'opportunità, no? E le nostre imprese, a mio avviso, saranno sempre più chiamate a trasformare, a cambiare al just in time, come appunto dicevi tu prima, nell'immediato, perché questa è una cosa fondamentale, no? Se fino al giorno prima pensavi di poter fare un certo tipo di produzioni, cambia il mondo e di conseguenza tu devi essere e diventare duttile e malleabile e conseguentemente cambiare, no? Magari la tua produzione. Esatto. Insomma, quello che avete fatto voi con i sacchetti. Come vedi il tuo futuro, Alessio? Perché voi sei giovane, più o meno siamo coetanei. Sì, ma mi auguro all'interno di questa azienda con uno sviluppo lento ma costante di questa azienda, di questo mercato. Assolutamente sì, ma il tuo obiettivo sarà quello di aumentare magari la rete vendita, aumentare la produzione, magari vendere i vostri packaging dall'altra parte dell'oceano. L'obiettivo è quello di cavalcare e non perdere l'opportunità di cambio di cultura che c'è nel packaging, cioè oggi la plastica è demonizzata e noi come aziende ex produttrici di imballaggi plastici e oggi alla ricerca e alla produzione di imballaggi sostenibili e rinnovabili, è quello di essere non un fornitore per i nostri clienti ma un partner per convertire il packaging attuale in un packaging sostenibile per il futuro, perché non dimentichiamo che prima del periodo Covid l'argomento sulla bocca di tutti era il plastic free e la plastic tax. Di conseguenza noi vogliamo essere in questo consulenti, tant'è vero che è nata nel 2020 una linea di prodotti che si chiama Best Eco Packaging, che è proprio dedicata ai nostri clienti che vogliono approcciare un cambio di packaging. Nel momento in cui un cliente già nostro oppure del mercato ci chiede una soluzione, noi non arriviamo a dire prova questo materiale, prova questo pacchetto, arriviamo a dire che prodotto hai, che tipo di conservazione ha bisogno, che produttività oraria hai bisogno, e insieme cerchiamo di sviluppare un prodotto sostenibile con le tecnologie attuali. No? Proprio sartoriale per il cliente ed ecosostenibile. Grazie molte Alessio Testa, direttore generale della Best Packaging, per essere stato qui con noi alla Forza delle Idee, e magari ci ritroveremo, speriamo, fra non tantissimi mesi, dove potremo vederci in persona, Alessio. Grazie a te Alessia, per l'invito, mi ha fatto piacere. Grazie molte ad Alessio Testa, grazie molte cari amici, anche voi che ci seguite, siete numerosissimi. Torniamo con altre Forze delle Idee, non mancate. Ciao.